La sezione Avis Fanese negli anni ci ha abituato alle sue vulcaniche idee per promuovere la donazione del sangue, ma questa è stata, senza onore di smentita, la più divertente e festosa di sempre. Già il titolo della manifestazione la dice lunga, Colora la vita. Ideata dal gruppo giovani della sezione Avis, ricostruito da un paio d'anni, una corsa colorata per promuovere il benessere, la felicità e far sì che tutti possano divertirsi all'insegna del motto ormai arcinoto dell'Avis, vivi il lato sano dello sport. È un'occasione proprio unica che i giovani dell'Avis hanno messo in piedi e con questo titolo così emblematico, perché colora la vita, perché in realtà la vita ha tante sfaccettature, tanti colori e non sempre è un colore così ridente come quelli che adesso noi andiamo a lanciare. Però con la donazione del sangue noi cerchiamo di tirare fuori il colore per eccellenza, il rosso, quello che dà energia, dà vita e dà la speranza. Vedere questa pista con tante magliette colorate è una gioia, ma soprattutto è una gioia l'iniziativa, che questa Coloriamo la vita, questo messaggio di bellezza verso la vita, ma soprattutto verso chi dalla vita magari ha avuto meno gioie. Così alle 15.30 in punto quasi 800 persone tra bambini, mamme, papà e nonni si sono messe a percorrere i due giri della pista del circuito Marconi, ma senza vincitori o tempi ufficiali. Il divertimento stava nel fatto che ogni 500 metri i volontari dell'Avis lanciavano addosso ai runner polveri colorate, 100% ecologiche e biodegradabili e lavabili, riducendo tutti i partecipanti rigorosamente in maglietta bianca in un caleidoscopico serpentone coloratissimo. Per quanto riguarda almeno il nostro punto, molto bene, ci stiamo divertendo tutti, soprattutto i corridori, credo, a giudicare dalle facce.